Ciao, come state? Allora, saluto tutti, le persone, in particolare le ultime persone che si sono iscritte, ma tutti quanti, grazie ancora di nuovo, rinnovo i saluti davvero, in particolare una bambina che so che mi segue spesso, che si chiama Noemi, la saluto, ciao ciao, mi raccomando, con le pinze. Allora, oggi parliamo di pinze. E spero di poterne parlare anche altre volte, di descrivere mano a mano la funzione, l'utilizzo di alcune pinze specifiche per la tecnica wire e comunque per realizzare bijou e gioielli fatti a mano. Il saluto spero vi piaccia. Ciao ciao ciao! Ecco la pinza da vicino, vedete? Ha queste ganasce un po' particolari che si aprono in questo modo. All'interno di questa specie di depressione che si trova su tutte e due le ganasce, si inserisce l'anellino e si comprime leggermente in questo modo per chiuderlo, quindi con un movimento in verticale. Adesso vediamo l'utilizzo di questa pinza. Ecco la pinza per chiudere gli anellini, il cui utilizzo è molto semplice, ora vi mostrerò, ed ecco gli anellini. Capita a volte di chiudere gli anellini, ma di notare che questa chiusura non è proprio perfetta e questo lo possiamo anche, a volte non ce ne accorgiamo, a me è capitato per esempio. E allora a questo punto vuol dire che l'anellino ha un piccolo spazio, una piccola luce che non si è chiusa perfettamente. In questi casi possiamo usare la pinza per anellini. Si usa in questo modo molto semplice, si afferra l'anellino all'interno delle due depressioni, all'interno di queste pinze, va bene? E con il taglio, attenzione, con il taglio dell'anellino, l'apertura che deve essere rivolta verso l'esterno, quindi non dobbiamo schiacciare il punto di apertura dell'anellino, non va schiacciato, va semplicemente lasciato verso l'esterno in orizzontale, diciamo da questo lato, anche dal lato interno, ovviamente non importa. Quindi a questo punto si esercita una leggera pressione in questa maniera, ok? E l'anellino è chiuso. Allora, un altro utilizzo interessante della pinza è quello di creare gli anellini ovali. Quindi potete esercitare una pressione maggiore rispetto a quella esercitata finora, facendo attenzione naturalmente a non rompere, a non spaccare l'anellino, e realizzare degli anellini ovali in questa maniera, come sto facendo io piano piano. Penso che si possa vedere. Gli anellini ovali sono molto utili in certi disegni, in alcune realizzazioni, e non sono sempre facili da trovare in commercio. Ne facciamo un altro, vedete, chiusura, poi un po' più di forza, senza esagerare, e anellino ovale. Ancora un altro. La chiusura, l'apertura, scusate, dell'anellino rivolta sempre verso l'esterno, ok, in questo modo, chiusura e anellino ovale. Ecco qui. Finito, visto, molto semplice. Spero vi piaccia. Ciao, alla prossima!